quelli che loro hanno servito in Egitto quando erano in Egitto. Ma non è mica finita. Gli dice, allora, ma se proprio non volete servire Yahweh, sentite cosa dice Giosuè, se proprio non volete servire Yahweh, scegliete oggi chi volete servire. Se gli Elohim che i vostri padri servivano oltre il fiume, quindi volete ancora quelli là, benissimo, oppure gli Elohim degli Amorrei, il paese nel quale state per abitare. Quindi ci sono gli Elohim in Mesopotamia, gli Elohim in Egitto, gli Elohim in terra di Canaan, l'Elohim di nome Yahweh. Tantissimi. Vi ho detto prima dell'Elohim di nome Chemosh, e poi la Bibbia cita gli Elohim di nome Milcom, un altro Elohim di nome Merkart, un altro Elohim di nome Baal Peor, un altro Elohim di nome Baal Zabur, e così via. Erano tanti e si sono divisi il territorio. E ciascuno di loro ne aveva un pezzo, e chi abitava nel pezzo doveva servire il comandante di quel territorio lì. Vi dicevo prima che Yahweh, cioè queste consonanti, erano conosciute da altri popoli. Per esempio, in tavolette della cultura ugaritica, quindi Libano, a tavolette benauguranti che venivano date a chi dal Libano si spostava verso il sud e andava verso il Sinai, c'era scritto: ti accompagnino nel tuo viaggio Yahweh e la sua Asherah, cioè lui e la sua compagna. Perché che lui avesse una compagna era noto, poi è stato fatto scomparire quando si è inserito il potere della teologia monoteistica maschilista. Perché per esempio nei ritrovamenti del sito di Kuntilat Ashrud, che si trova in Negev, dove c'erano delle appartenenti alla popolazione israelitica che esercitavano, diciamo così, l'attività profetica, beh, lì ci sono le iscrizioni sui muri di Yahweh e la sua compagna. La comunità ebraica di Elefantina, ancora nel V secolo, ricordava Yahweh e la sua compagna, che era conosciuta come Anat Yahweh, o Anat Yahu, come viene vocalizzato. Quindi che lui avesse una compagna era conosciuto da tutti, poi è una delle tantissime cose che sono state fatte scomparire. Perché non è ovviamente accettabile l'idea all'interno di un'idea teologica monoteista, ovviamente basata sull'idea di un Dio maschio. Ma ci sono, per esempio, in Deuteronomio 32, qui è Mosè che parla, e dice, è molto arrabbiato col popolo, perché una cosa gli dobbiamo riconoscere, assolutamente. È chiaro, lui, come dice il libro dell'Esodo, era un Ish Milchama, cioè un uomo di guerra. Ish significa individuo maschio, Ish, oppure era chiamato anche El Tsevaot, cioè l'El degli eserciti. Allora, lui non ha mai tradito il suo popolo. Il suo popolo, quello biblico, lo ha tradito tutte le volte che poteva. Tant'è che appunto, in una delle tante volte, Mosè è molto arrabbiato e gli dice: hanno sacrificato degli Shedim, che non sono neppure Elohim, cioè si sono messi al servizio di individui che si trovano nella linea gerarchica inferiore rispetto a questi. Attenzione, si sono messi al servizio di Elohim che non conoscevano, nuovi, venuti da poco, e i vostri padri non avevano conosciuto. Cioè c'erano gli Elohim che, non avendo avuto assegnazioni, andavano alla ricerca di territori da prendersi e di popoli da cui farsi servire. E Mosè lo dice chiaramente: vi siete messi al servizio addirittura di Elohim che sono appena arrivati, che i vostri padri neppure conoscevano, nuovi. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Dice Mosè. Appena arrivati da dove, non lo dice? Non lo dice, però. Purtroppo no. Nuovi venuti da poco. Mica roba. Quindi, il discorso della pluralità di questi individui, nelle Bibbie che avete in casa, lo cogliete ovunque. Basta leggerle con un minimo di attenzione. Ripeto, io sto leggendo le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana. Ho detto prima, Abramo ha un figlio che si chiama Isacco, che ha un figlio che si chiama Giacobbe. Quando loro dovevano trovare moglie,
tornavano in terra d'origine e quindi andavano a cercare moglie in terra d'origine. Così fa Abramo, così fa Isacco, così fa Giacobbe che va personalmente. Diciamo che Giacobbe deve stare per un lungo tempo perché insomma ha un rapporto un pochettino conflittuale con il suo, quello che sarebbe poi diventato suo suocero, insomma il suo suocero insomma lo intorta un pochettino, poi lui riesce ad arricchirsi, insomma il rapporto non era molto, molto piacevole, un pochettino conflittuale. Comunque in sostanza quando Giacobbe riesce, riparte con le sue due mogli, con i suoi servi, con tutto quell'insieme di animali che era riuscito a mettersi, cioè ad accaparrarsi, e quindi con una notevole dose di ricchezza, insomma riparte verso la terra di Canaan, suo suocero, che ritiene di essere stato, come dire, fregato, lo insegue, si incontrano e i due gruppi riescono a non combattere. Costruiscono un cippo sul quale fanno un giuramento e dicono: noi giuriamo che nessuno dei due attraverserà questo cippo dall'altra parte. Guardate, perché ve lo voglio leggere direttamente. Si vede che non ce l'ho in altri fogli. Comunque nessuno dei due resterà questo cippo con intenti bellicosi verso l'altro. E dice: a garanzia di questo giuramento ci sono gli Elohim di Terach e gli Elohim di Abramo. Cioè quello è un cippo di confine, quindi quelli che stanno da questa parte del confine, cioè gli Elohim che governano qui, fanno da garanzia, e gli altri che governano l'altra parte fanno da garanzia, cioè i due appartenenti, diciamo, sostanzialmente alla stessa famiglia, non attraverseranno quel confine con intenti bellicosi. Poi il racconto prosegue e in Genesi 32 Giacobbe riparte e gli vengono incontro due, quelli che vengono definiti angeli, cioè due malachim, che come ho detto all'inizio non sono gli angeli spirituali ma sono individui in carne ed ossa. Lui li vede che gli vengono incontro, li riconosce immediatamente e dice: ma questo è un accampamento degli Elohim, e chiama quel luogo Mahaneh, che vuol dire due accampamenti. Quindi sia qui sia in una serie di testi di Qumran apprendiamo che gli Elohim avevano degli accampamenti. Rashid Truai, che è uno dei più importanti commentatori ebrei, commentando questo versetto della Genesi, dice una cosa. Dice che in quell'occasione Giosuè vide le due schiere, quelle che difendevano il confine da una parte e quelle che difendevano il confine dall'altra parte. Per cui, se ci si libera per un attimo, dopodiché uno torna a pensare quello che vuole, ma adesso per questo tempo che stiamo assieme noi stiamo facendo finta, ci si libera da quella che è l'idea che Elohim deve essere per forza Dio e che Yahweh deve essere per forza lui e che Elohim deve, e che Elion deve essere sempre per forza lui, e per un attimo ci si libera da questa idea e si legge letteralmente ciò che c'è scritto nella Bibbia, nella Bibbia tradotta normalmente, quella che avete in casa, apprendiamo che questi qui erano tanti, che questi qui governavano su territori diversi, che questi qui si combattevano tra di loro per conquistarsi reciprocamente i territori, esattamente come fanno tutti i governatori, hanno fatto nella storia dell'umanità tutti i governatori e tutti i colonizzatori. Allora questo, dicevo, è il motivo, diciamo così, del contendere. Io poi francamente non contendo con nessuno, nel senso che non mi interessa neanche. Io dico: nella Bibbia c'è scritto questo, voi vogliamo dire che non è vero? Benissimo, non è vero, per me non è un problema, però c'è scritto questo. Se poi questa è una favola, benissimo, racconto la favola. L'ho detto all'inizio che potrebbe anche essere stata scritta dai fratelli Grimm. Non credo, non credo. Però comunque io faccio finta che sia vero ciò che c'è scritto lì in quel testo. Così come faccio finta che sia vero che la Bibbia parli di ingegneria genetica. L'ho detto prima, l'ho letto prima, che questa appunto è esegesi ebraica, ma non solo,
dice, gli ebrei lo sanno da tempo, lo sappiamo da tempo, che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Però qui fanno un'affermazione molto importante perché ci si ricollega al discorso che vi ho fatto all'inizio. Loro dicono, a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma erano i, ve lo scrivo così almeno poi ce l'abbiamo sotto gli occhi, Rephaim, vocalizzabile come Rofim, perché allora le vocali sono, diciamo, la parte variabile, quindi Rfm, loro dicono i Rephaim, ma vocalizzabili, vocalizzati non come Rephaim, ma come Rofim, e cioè i medici. Cioè, loro dicono, a praticare l'ingegneria genetica, a differenza di ciò che dice Biglino, non erano gli Elohim, ma i nostri Rofim, cioè i medici loro antenati. Allora, intanto per me è fondamentale sapere che loro sanno che la Bibbia parla di ingegneria genetica e che alcune migliaia di anni fa c'era qualcuno che praticava l'ingegneria genetica. E che Adamo ed Eva sono stati prodotti grazie all'ingegneria genetica, non come progenitori dell'umanità, poi lo vediamo, ma come capostipiti di una razza speciale. Bene, allora io dico, nel Talmud, Talmud Yerushalmi, che è quello, la fonte che usano, c'è scritto che gli ingegneri genetici erano i Rfm, ma non intesi come Rephaim, ma intesi come Rofim. Non ho nulla da dire, ma assolutamente nulla da dire. Ho solo una cosa da dire, che non è Biglino che dice che gli ingegneri genetici nella Bibbia erano i Rofim, ma è la Bibbia dei Masoreti che dice che gli Elohim dissero facciamo l'Adam, e gli Elohim fecero l'Adam a loro immagine e somiglianza, non Biglino, perché lì non c'è nessuna traduzione, c'è scritto gli Elohim fecero. Allora, se il Talmud dice una cosa diversa dalla Bibbia dei Masoreti, io posso anche supporre che il Talmud sia più vero della Bibbia, tanto non sono in grado di definirlo, quindi non entro minimamente in discussione, ma proprio non mi interessa. Io parlo della Bibbia dei Masoreti perché è la Bibbia da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, e nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che gli ingegneri, cioè quelli che hanno fatto l'Adam con l'ingegneria genetica, sono gli Elohim, non i Rofim. Lì i Rofim non sono neanche nominati. Ci sono qui all'interno persone di cultura ebraica che possono andarlo a vedere, e lo vedono in un attimo. I Rofim non sono neanche nominati. I Rofim sono nel Talmud, benissimo, non mi interessa entrare in discussione. Prendo atto del fatto che c'è una tradizione scritta che si chiama Masorah, che dice che gli ingegneri genetici erano gli Elohim, prendo atto che c'è un'altra tradizione, sempre all'interno del mondo ebraico, che dice che gli ingegneri genetici erano gli Elohim. Non c'è problema. Questo conferma il fatto che io dico che sulla Bibbia possiamo fare finta. E che la Bibbia non è un libro sacro, perché se fosse un libro sacro, la diatriba tra Rofim e Elohim sarebbe già stata risolta in origine. Invece il fatto che ancora oggi ci sia chi dice che gli ingegneri genetici, vuol dire che quello che è scritto nella Bibbia è opinabile. Però io vi racconto quello che è scritto nella Bibbia. E lì c'è scritto che l'ingegneria genetica è stata fatta dagli Elohim. Va bene, dopodiché prendo atto del fatto che altri dicono sono i Rofim. Io non ho nessun problema, ma proprio nessuno. Problema ce l'hanno quelli che dicono che dalla Bibbia si ricavano le verità assolute. Quelli sì, il problema ce l'hanno. Perché se si osserva dall'esterno, allora si capisce che qui ovviamente stiamo vedendo una minima parte delle differenze che ci sono e delle possibilità che ci sono. Poi ne vediamo altre. Vi ho detto prima in due versetti tre Bibbie, poi lo vediamo. Se non me lo ricordo io, ricordatemelo voi, perché poi io vado, cioè parlo così e quindi... Allora, prendo atto e posso anche dire benissimo, erano i Rofim.